Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117 609. Una frode fiscale per 10 milioni di euro tra Sicilia, Calabria e Trentino è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Agrigento, che ha arrestato 5 persone nell'operazione Ghost Company. Agli indagati, oltre all'evasione, viene contestato di aver emesso fatture false per 15 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, ha coinvolto una rete di 10 società operanti nel settore dell'edilizia e con sede legale nelle tre regioni. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'omessa presentazione di dichiarazioni e dalle emissioni e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Reggio Calabria per detenzione illegale di armi clandestine, munizionamento ed esplosivo da guerra. Si tratta di Carmelo e Giuseppe Latella, padre e figlio. I militari hanno anche effettuato perquisizioni locali presso il magazzino utilizzato dai due quale deposito di attrezzi agricoli, a Bocale di Pellaro. Nascosti nel sottotetto della struttura, gli uomini dell'arma hanno trovato pistole, proiettili, fucili, detonatori, formelle di tritolo, pezzi di gelatina esplosiva, un involucro contenente polvere pirica. Il materiale ritenuto collegabile alla cosca Ficara Latella. Un contenitore carico di tabacchi lavorati esteri in transito nel porto di Gioia Tauro è stato individuato e sequestrato nel corso di un'operazione anticontrabbando condotta congiuntamente dai funzionari della Dogana e della Guardia di Finanza. Il carico, proveniente dalla Cina e diretto in Grecia, dichiarava rotoli di tessuto, ma attraverso i raggi X bidimensionali del Silhouette Scan si è scoperto contenesse 900 cartoni di sigarette Benson & Hedge del valore di oltre 2 milioni di euro. In soli 5 mesi sono 29 le tonnellate di sigarette sequestrate finora. Sono 4 i siti potenzialmente pericolosi che sono stati identificati e isolati dagli operai della ditta Toma Abele Trivellazioni di Matera, nella valle del fiume Oliva, nel Cosentino. I carotaggi, avviati da oltre un mese, hanno evidenziato in località Foresta, Carbonara e Giani una massiccia presenza di fanghi industriali e di idrocarburi ad alta tossicità, in grado di provocare seri danni alla salute dell'uomo, che, entrando in contatto con l'acqua del fiume, potrebbero essersi diluiti immettendosi nei cicli di irrigazione. Una delle zone è stata segnalata dalla DIA. Ancora polemica al calor bianco sulla difficile situazione della sanità in Calabria. Attori protagonisti, il neogovernatore Giuseppe Scopelliti e l'uscente Gazzolo Iero. E proprio quest'ultimo ha attaccato Scopelliti per le sue dichiarazioni rilasciate a porta sulla questione delle 3.000 assunzioni, rinviando le accuse al mittente e tacciandolo di inerzia. Pronta la controreplica del governatore, affidata al capogruppo del PDL, Fedele, e dal consigliere Orso Marso, che annunciano una conferenza per illustrare i disastri della precedente giunta. Si è svolto ieri sera nell'Auditorium San Paolo in Piazza Duomo di Reggio Calabria un incontro organizzato dal Movimento Reggio Non Tace sul tema del rapporto tra 'ndrangheta e politica. Ospiti d'onore Angela Napoli e Luigi De Magistris, che hanno raccontato le loro storie e prese di posizione e le loro competenze, soprattutto per quanto riguarda la realtà della Calabria. Un'occasione per capire insieme il senso che il codice etico elettorale intendeva esprimere e per continuare a riflettere sulla piaga cittadina e non solo, la mafia. Danube Wings investe sull'Italia. Da inizio giugno un nuovo volo collegherà infatti l'aeroporto di Bologna a quello di Reggio Calabria, con frequenza venerdì e domenica, mentre da luglio si aggiungerà un terzo volo settimanale ogni giovedì. Il volo su Reggio Calabria va ad aggiungersi a quelli che la compagnia slovacca ha in programma per i mesi estivi sull'Italia, a partire dal Crotone Bratislava e dal Bratislava Bologna Catania, in programma tutti i lunedì del mese di agosto. È nata la nuova rete sentieristica nel territorio del Parco Nazionale della Sila, secondo la convenzione siglata ieri mattina dall'Ente Parco e dal Club Alpino Italiano regionale presso la sede del MUSMI di Catanzaro. Il progetto riguarda il riordino di circa 700 km di sentieri con una nuova cartellonistica e percorsi con diversi livelli di difficoltà. A presentarla il presidente della provincia di Catanzaro, Vandaferro, e il presidente del raggruppamento regionale del CAI, Pierluigi Mancuso e Nicola Cucci. Presentato ieri mattina nella sede del CONI di Cosenza l'intenso programma della settimana dello sport, che si svolgerà tra la città Abruzzo e la vicina Rende dal 6 al 12 giugno. Domenica comincia un'intera settimana dedicata allo sport, dalla pallavolo alla ginnastica artistica, che grazie anche al coinvolgimento di associazioni e centri sportivi darà vita ad una grande festa con un susseguirsi di iniziative. L'occasione è fornita dalla giornata dello sport, evento nazionale alla sua settima edizione.